Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete, vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Nell'Antico Testamento la terra promessa è stata rappresentata come una terra dove scorreva latte e miele, piena di vigne, quindi di uva, e quindi di festa, perché si fa il vino, una terra bellissima, benedetta dal Signore. Questo nell'Antico Testamento, ma anche al tempo di Gesù, questa idea di una terra così perfetta era visualizzata sulla facciata del Tempio di Gerusalemme, che era quasi coperto di una scultura, pensate, tutta d'oro, con le offerte dei pellegrini si aggiungevano tralci, acini, foglie, per dire l'importanza che aveva la vite nella cultura, nel linguaggio, anche nelle speranze del popolo di Israele. Dico questo perché quando Gesù, l'abbiamo appena sentito, dice «Io sono la vera vite», capivano immediatamente quello che voleva dire. Perché se quello che ho raccontato all'inizio era il sogno di una terra dove sarebbe stato bellissimo abitare, però è vero che nel racconto dell'Antico Testamento, cioè nel racconto della storia di Israele, ripetutamente i profeti hanno parlato del popolo di Israele come di una vigna benedetta da Dio, che ha fatto di tutto per buttarsi via, per rovinarsi, quando ha dimenticato i comandamenti del Signore, fino al punto che il padrone della vigna, il Signore, dopo aver fatto un regalo così e vedendo come veniva trascurato, ha minacciato la distruzione. Ma Dio è Dio, non è che promette una cosa e poi se la rimangia. Capita a tutti, penso anche a voi con le persone che più amate, penso ai figli, qualche volta chissà cosa gli fareste. E così il Signore in questo ci somiglia anche un po', per dire che non è un facilone, un ingenuo il Signore, come può esserlo se è Dio. Però se una cosa è bianca, se nera è nera, e di fronte all'errore non poteva far finta di niente. Si dissociava e lo condannava anche con questa reazione. Ma poi, come voi, coi figli, non ha mai smesso di amare il suo popolo. E infatti, quando Gesù dice «Io sono la vera vite», è un atto anche di fiducia, come dire «Vabbè, ricominciamo. Credo che potete essere finalmente quello che io sono sicuro che potete diventare se seguite le istruzioni».
E per i cristiani l'istruzione vivente è Cristo. Ci insegna ad essere secondo il progetto del Padre, che garantisce, se siamo così, risultati straordinari. Ecco perché a un certo punto Gesù dice che il vignaiolo pota la vite, la taglia, potremmo dire li fa male, ma per il suo bene. Si pota durante l'inverno, si asportano i tralci inutili, si tagliano delle parti della vite in agosto per rimuovere i germogli più deboli, per favorire i migliori. L'obiettivo è sempre quello di migliorare. Se siamo noi questa vite, il Signore pota e taglia anche noi. Ma non è un castigo, ma è la premura di Dio nei nostri confronti. La parola di Dio e anche i fatti della vita tolgono da noi i rami secchi, le miserie, il peccato, i piccoli egoismi. Interviene quando ci confrontiamo con la sua parola e ci accorgiamo che mette allo scoperto una parte magari imbarazzante di noi. Non dimentichiamo mai che lo fa perché ci vuole bene. Perché quando uno capisce l'errore che ha fatto, può non ripeterlo. Se uno solo per non dispiacerci non ci corregge, non ci vuole veramente bene. Perché continua a farci sbagliare. Noi che vediamo con tanta facilità i rami secchi negli altri, oh, non ce ne scappa uno, eh. Magari vediamo anche quelli che non ci sono. Abbassiamo la testa sulla nostra mente, sul nostro cuore, sulle nostre relazioni. Chiediamoci cosa c'è da cambiare. Cosa c'è da tagliare. Comunque da migliorare. E lo si può fare se ci lasciamo correggere da Lui. Il Signore ci parla attraverso la Sua parola che ascoltiamo tutte le domeniche. Il Signore ci parla attraverso la nostra coscienza, si diceva così una volta, che è stata educata da tanti insegnamenti, magari a casa nostra, le persone che ci hanno accompagnato nella crescita, che ci hanno indicato quelli che sono i valori, le parole buone da dire, le scelte giuste da fare, che ci hanno insegnato a cosa serve la nostra vita, ad essere un dono per gli altri. Eh sì, perché una vite fa l'uva, che poi diventerà vino, ma non la mangia lei. La vite non si nutre dei suoi frutti, li fa per gli altri. E questo l'insegnamento più importante che il Signore ci dà e che ci ricorda in questo momento. Se qualche volta nella nostra vita soffriamo, lo stesso dolore che comportano i nostri giorni, siamo sulla terra. I cristiani non è che sono marziani, vivono anche loro la realtà degli altri. Invecchiamo, ci ammaliamo, sbagliamo anche noi. Questo dobbiamo leggerlo anche come credenti, come l'aiuto di Dio che ci ricorda quello che siamo. Gli esseri umani sono coloro che sono fatti a immagine del Signore per essere anche loro, come Dio, infiniti nella loro disponibilità, provarci almeno. Quindi farsi consumare. Il Signore ci ha voluto sulla terra, ci ha piantati sulla terra, tanto per riprendere l'immagine della vite, per fare frutti perché gli altri se ne giovino, se ne nutrino, facciano festa
insieme a noi, perché la nostra realizzazione è di sentirci utili agli altri. Provate a pensare quando abbiamo provato un minimo di felicità vera, pura, abbiamo capito che in quel momento eravamo grandi, dentro. Quando abbiamo risolto il problema a qualcuno, quando abbiamo restituito il sorriso a qualcuno, quando ci siamo sentiti importanti per qualcuno, quando ci siamo sentiti utili, perché questo accade quando ci siamo utili a qualcuno. Ebbene, tutta la vita del cristiano dovrebbe essere così. Utili a tutti, e questo è il passaggio, perché poi utili a qualcuno lo siamo nei nostri giorni, ma il cristiano è quello che, essendo come Dio, ha un cuore senza confini. Non voglio essere superficiale e dire andare a cercare tutti, ma la vita ci presenta tutti i giorni qualche incontro, qualcuno, pensiamo sempre alla vite, che ha fame, che ha bisogno di energia, di festa. Chiediamoci in che misura noi siamo disponibili. Si tratta di aggiungere un po' di ascolto nel nostro modo di stare insieme, un po' più di compassione, un po' più di gioia. Mentre pretendiamo queste cose dagli altri e noi invece ci chiudiamo in noi stessi, come quella vigna della Bibbia che così non realizza il progetto di Dio su di lei. E il Signore ci presenta Cristo e ci dice: ricomincia alla sua maniera. Noi che dobbiamo essere questi grappoli che si fanno divorare, perché questa è la missione che Dio ci ha affidato e questo ci garantisce la felicità vera.